Presidente Malagò, Bari al centro dello sport, ma pallavolo ma anche calcio, se ne è parlato molto. Sì, insomma, anche qualche altro sport, fortunatamente. Non ci sono solo sport di squadra, ma anche tante individualità. Mi sembra che poi in assoluto la Puglia ha dato moltissimo, non solo negli ultimi tempi, particolarmente in epoche recenti. È stato un momento che durante le Olimpiadi la Puglia era praticamente ai primi posti confrontandosi con le altre nazioni, soprattutto con una grande diversità di discipline, no? Moto, atletica leggera, scalatura. Credo che questo, con tutti i problemi che ha comunque la regione, sia un elemento di grandissima, grandissima energia, forza, statistica. L'importanza dei grandi eventi. Beh, insomma, sono qui per parlarne, io sono proprio in assoluto il portabandiere, nasco e muoio come sostenitore di tutto questo, ovviamente so bene anche le difficoltà che ci sono, tanto più nel nostro paese, insomma lo dirò adesso, anche ai ragazzi, non mi sembra che ci sono alternative, c'è scritto qui sotto la maglia. Ci sono alternative nel nostro paese per mettere in mano, diciamo, mettere in moto un certo volano anche economico oltre che culturale, sportivo. Se ci fossero oggettivamente dei contesti diversi, uno potrebbe magari essere meno tifoso dei grandi eventi sportivi, ma così mi sembra che sia qualcosa di indispensabile, diciamo, necessità, sia per alimentare passioni sportive, sia soprattutto per sistemare l'infrastrutturazione degli impianti. Presidente, parlando di impianti, San Nicola potrebbe essere uno degli impianti che potrebbe ospitare un grande evento nei prossimi anni, oppure no? Insomma, San Nicola c'è una capienza che sappiamo bene è da primissimi posti. L'architettura, che come tutte le cose è importante, poi uno può condividerlo o meno, però parliamo una realizzazione sicuramente tra virgolette di peso. Mi risulta che la Federcalcio sta preparando un dossier dove nelle città coinvolte per candidarsi all'organizzazione degli europei ci sia Bari, di conseguenza il San Nicola. E ritorno al concetto di prima, forse è l'occasione per sistemare qualche cosa che necessita, perché San Nicola è uno stadio bellissimo, ma come praticamente tutti gli stadi in Italia oggi non sarebbe pronto per ospitare una manifestazione del genere per i parametri che in questo caso l'UEFA impone. Ok, grazie. Grazie.